Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo episodio di Droom. E come abbiamo detto nello scorso episodio, forse questo è l'ultimo capitolo. Presuppongo questo perché abbiamo letto l'ultima lettera, quindi dovrebbe per forza essere il finale. Comunque lo vedremo giocando. Allora, non ricordo dove siamo arrivati, non ricordo mai una minchia, però lasciamo stare. Ok, siamo arrivati qui. Qualcosa devo fare qui. Andiamo avanti. Cosa cazzo sta succedendo? Ah, mi ha teleportato in questo mondo. Allora, ora non so cosa devo fare. Non lo so per niente. Quindi dobbiamo ragionarci. Però bello, cioè, chissà dove cazzo stiamo in questo momento. Molto bello questo posto. C'è un portale o mi sbaglio qui? È una porta quella. Ok, però non posso cliccarci. Cioè non posso spostarmi. Quindi sicuramente l'enigma si baserà su questo oggetto, probabilmente, o questa cosa, quello che cazzo è. Allora, ragioniamoci bene. Credo che dobbiamo... Ah sì, dobbiamo spostare. Spostare! Da oggi in poi ho questo accento. Comunque dicevo, dobbiamo spostare questi... Cosa... Non so cosa sia, non... Sono cose strane. Perché succedono a me cose strane in questi giorni? Che cazzo è? Allora... sì, stai fermo. Ok. Ho fatto qualcosa di particolare? Si è aperto qualcosa. Presuppongo che qui dovrebbe andare questo oggetto. L'ultimo che abbiamo trovato, o almeno credo. Però c'è qualcosa all'interno, voglio vedere. Che cazzo è? Un mondo infinito? Vabbè. Qui dobbiamo metterci probabilmente questo. E mettiamolo, forse succede qualcosa. L'elemento nullo. Che non sappiamo a cosa serve, ma va bene. Ecco, si è aperto un portale, lo sapevo che succedeva qualcosa di strano. Non voglio morire a questa età, sono giovane, sono giovane, sono giovane, sono giovane. Ok, non esce niente di pericoloso. Capitolo completato. Progressi apprezzabili, ma credi davvero di aver dimostrato la tua bravura? Ah, non è finito qui. Allora mi sbagliavo che finiva qui il gioco. Cosa cazzo sta succedendo? E lo sapevo che andavamo in qualche posto parallelo e il gioco continuava. Cioè... Bene ragazzi, Bene ragazzi, allora... Non me l'aspettavo questa cosa, che il capitolo non finiva qui. Però è qualcosa di strano. Però vedo che continua ancora molto più avanti, sperando che riusciremo a completarlo. Ma non credo, visto che... C'è un'altra cosa da fare, credo che comunque ci incasineremo la vita perché sicuramente dobbiamo fare altre 10.000 cose, me l'aspetto. Comunque ora leggeremo la lettera e credo proprio che comunque questa serie non finisca adesso, ma continuerà. Diciamo che un po' non mi dispiace perché comunque questo gioco mi piace tanto e mi piacerebbe comunque portarlo più avanti. E da un'altra parte mi dispiace perché pensavo che era finito e io... Riposavo in pace e invece no, devo continuare a spremere il mio cervello fino al suo ultimo respiro. Comunque ragazzi, leggiamo questa lettera. Credo che probabilmente questa sarà l'ultima, o almeno credo. Però vabbè, vedremo più avanti se ci sarà qualcos'altro che ci stupirà e ci manderà avanti con il gioco. Ma non lo so, poi vedremo. Comunque leggiamo la lettera. Un bizzarro senso del movimento. Non si può dire che giri, né che cada. Ho percepito me stesso varcare la soglia e la visione si è dissolta. Forse il loro unico scopo era condurmi in questo luogo? Il percorso di ritorno si richiude dietro di me, ma un nuovo mondo per proseguire si manifesta. C'è qualcosa che mi spinge a continuare. Se tu sei con me, cercherò di guidarti lungo il percorso. Prego che tu non venga mai. Prego che tu sia solo un altro dei miei sogni. Bella questa lettera, mi è piaciuta un sacco. Molto... ti fa venire più ansia.
e ti fa capire che in questo ultimo capitolo, o almeno spero, ti faccia il culo quadrato. Comunque ho trovato qualcosa qui. Credo che sia... Sì, sia qualcosa per muovere un marchingegno. Premiamo i bottoni. Non succede un cazzo, vabbè, lascia stare. Allora, ok. Andiamo avanti a cercare qualcosa di utile. Allora, come abbiamo visto, qui c'è una cassa, cioè non so cosa sia, uno scrigno o quello che sia. E poi c'è, nei lati probabilmente dobbiamo risolvere qualcosa. Comunque ho aperto questo, ma non è successo nulla. Non credo che succeda qualcosa. Vabbè, dobbiamo usare l'oculare probabilmente per... Infatti, me lo aspettavo che dovevamo fare qualcosa con l'oculare. Allora, giriamo la mano. L'impronta di una mano. Ok, cosa è successo? C'è qualcosa qui. Grazie, volevo vedere nei lati. No, niente. Aspetta, c'è qualcosa qui. C'è qualcosa qui. Ok, ho aperto qualcosa. Un piccolo ingranaggio. Questo probabilmente va lì, dove ho aperto la portina. Sì. Va qui sicuramente. Che c'è anche la forma del triangolo, questo coso. Quindi premiamo. Vediamo cosa succede adesso. Allora, ha portato. Si è mosso qualcosa. Ora vediamo cosa succede. Cosa dobbiamo fare? Cerchiamo di muovere e capire qualcosa. Saliamo. Ok, ho mosso la pallina. Seconda pallina. Ok, ho aperto quest'altra pallina. Non ho capito cosa dobbiamo fare, però noi andiamo avanti. Si è aperto un passaggio, credo. Sì, perfetto. Abbiamo aperto questo coso. Forse dobbiamo fare così. Aspetta, ora dobbiamo aprire l'altra porta. Quindi dobbiamo studiarci il viaggio. Allora, accendiamo queste palline. Accendiamo quest'altra. Accendiamo questa. Camminiamo tutto il percorso. Andiamo di qui. No, ho fatto una cagata. Infatti. Allora, spegniamo questa. Queste due. Ok, perfetto. Accendiamo prima questo. Credo che sto facendo delle stupidaggini. Ah no, ho fatto bene, perfetto. Andiamo qui. Un pulsante, credo sia. Che cazzo è? Ok, abbiamo aperto, vediamo cosa succede. Qualcosa di utile, spero. Cosa si è aperto? C'è una sfera. Una sfera di ferro. Ha qualcosa di strano. Andiamo a controllare. Ah, ecco, dobbiamo fare qui qualcosa. Sì, questo forse. Ah, era un pulsante per aprire lo scrigno. Ecco l'altro piccolo ingranaggio. Ok, andiamo a vedere. Cosa succederà adesso? Sperando qualcosa di importante. Allora, passiamo avanti. Abbiamo aperto un armadietto. Ok. Abbiamo trovato qualcosa all'interno. Una chiave dalla strana forma. Come si chiama? Aspetta. Cosa è? Sembra una piccola stella. Devi andare qui. Probabilmente va qui. Ora, cosa succederà? Ma questa è la stanza in cui ci troviamo, suppongo. Cioè, sì. Non capisco dove ci troviamo. Cioè, stanno succedendo cose strane in questo capitolo. In questo capitolo, sì. Cioè, più che altro in questo episodio. Allora, cerchiamo di completare qui e vediamo di capire a che serve questo. Spostiamo. Cos'è questo? Premiamo. Abbiamo cambiato strofo o qualcosa del genere. Proviamo a passare avanti. Giriamo giù. C'era qualcosa all'interno. Aspetta, forse ho capito. Madonna, ecco a cosa serve. Ok, ora dobbiamo fare. Dobbiamo prendere anche l'altro oggetto. Ce lo togliamo davanti. Allora, passiamo davanti qua. Scendiamo.
Attiviamo questo. Ok. Ora prendiamo l'ultimo oggetto, vediamo se si può scendere, ok. Pensavo che me lo passavi qua. Ok. Abbiamo preso anche l'ultimo oggetto. Una piastra di ferro e questa è comunque una chiave. Probabilmente la chiave va qui, perché prima già avevo visto prima una parte che andava la chiave. E apriamo, vediamo cosa ci troviamo all'interno. Serve a qualcosa, ma non so cosa. Poi andremo a vedere. Questo che cos'è? Ci sono due buchini, probabilmente manca qualcosa. Aspetta, questo? Fammi vedere. Forse questo va qui. Ma forse, dico. Sì, infatti andava qui. Perfetto, perfetto. Allora, abbiamo aperto il pianoforte. Va bene, ragazzi. Ci fermiamo qui perché non me l'aspettavo comunque che andasse oltre questo gioco. Pensavo che comunque finiva lì e succedeva qualcosa nella storia. Comunque veniva anche l'episodio corto e mi dispiaceva. Però vabbè, siamo arrivati fin qui. Non mi aspettavo che succedesse una cosa del genere. Cioè, che il gioco continuava. Cioè, anche una bella idea comunque portarlo più avanti e andare in un altro mondo. Non so dove siamo. Comunque credo che sia un mondo parallelo. O almeno penso che sia così. E prima di staccare comunque vi suonerò una bella canzoncina. Canzoncina però, canzoncina. E ve la dedico a tutti, perché vi voglio bene, mi seguite sempre, siete delle persone fantastiche. Ebbene, era solo il riscaldamento. La mia canzone stimola il pianoforte, avete visto? Abbiamo già scoperto cosa dobbiamo fare. Va bene. Comunque dai, ci sentiamo la prossima volta. Nel prossimo episodio, e probabilmente quello sarà il finale. O almeno credo, non so se continuerà. Questo gioco ormai mi dà tante sorprese all'improvviso. Comunque dai, ci vediamo nel prossimo episodio di The Room. Sperando che sia il finale. Ciao a tutti ragazzi e buona serata.